Mattinata drammatica al Cardarelli, 3 decessi, muore anche un 50enne di Isernia ricoverato in terapia intensiva. Le altre vittime sono un 80enne di Guglionesi, una 91enne di Portocannone, 71 i nuovi positivi al Covid. Dal primo pomeriggio operativo il punto ASREM per effettuare i tamponi nel parcheggio dell'ospedale veneziale a Isernia. L'esame è solo dietro richiesta del Dipartimento di Prevenzione. Al Cardarelli screening continuo e senza disagi. Centrosinistra attacca, il sindaco di Termoli Roberti replica a muso duro, solo sterili polemiche di irresponsabili, e aggiunge: al Santimoteo non si fa macelleria sociale, ma la magistratura fa bene a indagare. L'effetto della pandemia si abbatte sul commercio, i titolari delle attività molisane costituiscono un comitato e chiedono maggiori tutele alla regione. Lunedì 16 novembre la serrata, locali chiusi per protesta. Un 50enne isernino, finita la quarantena, raggiunge l'amante. La moglie, insospettita dagli atteggiamenti, lo segue e scopre il tradimento. Tra le due rivali in amore nasce una colluttazione in strada, sedata dai carabinieri. Calcio, Serie D, molisane frenate dal Covid. Il Campobasso spera di riprendere domani, a rischio il recupero con l'Alba Longa. Test rapidi per la rosa del Vasto Girardi. Lutto ad Agnone per la scomparsa di Pasquale Monaco, papà del patron dei Granata. Buongiorno e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Teleregione. Ancora molto pesante, soprattutto in termini di mortalità, l'impatto della seconda ondata del Covid in Molise. Lo avete ascoltato dai titoli. Al Cardarelli una mattinata drammatica, 3 i decessi in poche ore. Non ce l'ha fatta anche un 50enne di Isernia che era ricoverato in terapia intensiva. Le altre vittime sono un 80enne di Guglionesi e una 91enne di Portocannone. Nuovi casi positivi comunicati nel bollettino di ieri sera dall'ASREM, in attesa di quello del tardo pomeriggio di oggi, sono 71, ma ascoltiamo tutto nel servizio di Pierluigi Boraggine. Sono 3 i decessi registrati nelle ultime ore. L'azienda sanitaria regionale fa sapere che si tratta di un uomo di 50 anni, di Isernia, che era ricoverato in terapia intensiva, un uomo di 80 anni, di Guglionesi, che era invece in malattie infettive, ed una donna di 91 anni, di Portocannone. Anche quest'ultima persona era ricoverata nel reparto di malattie infettive. Alle mie spalle guardate queste immagini. Nell'obitorio dell'ospedale Cardarelli di Campobasso si saldano le bare. I defunti sono uno dietro l'altro, in fila, e ai parenti viene impedito di vegliare su di loro. Rispetto alla prima ondata, sì, sono aumentati, sì. 3 decessi questa mattina. Come dicevamo, un 50enne di Isernia che era stato affidato alle cure del dottore Flocco, responsabile della rianimazione. Gli altri 2 sono un 80enne di Guglionesi e una 91enne di Portocannone, entrambi ricoverati in malattie infettive. 4 nelle ultime 24 ore, se si considera il 92enne ospite della casa di riposo di Vinchiaturo, il quarto nella struttura gestita da Giuseppe Colamaio. 60 in tutto le vittime dall'inizio della pandemia, 5 ricoveri in malattie infettive, un degente di Colle Torto trasferito in rianimazione e le ambulanze che continuano a giungere al Cardarelli con a bordo pazienti che hanno bisogno di essere assistiti nel reparto. Alle mie spalle lo vedete, c'è un paziente che è stato trasportato proprio in questo momento dall'ambulanza della Misericordia di Termoli nel reparto Covid dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. Ci sono gli infermieri, i medici che lo stanno trasportando proprio in questo momento. Le immagini che vedete le stiamo realizzando nel parcheggio del Cardarelli di Campobasso per testimoniare che l'arrivo di malati nel reparto Covid del Cardarelli è costante. 77 nuovi positivi, 750 i tamponi processati nelle ultime ore. Campobasso, Castelpetroso e Riccia i centri più colpiti, rispettivamente con 21, 12 e 11 contagiati, 6 a Isernia, 4 a Larino, cluster della casa circondariale, 2 a Termoli, San Polo Matese e Campo di Pietra. Positivi anche ad Agnone, Boiano, Castel San Vincenzo, Castropignano, Ferrazzano, Miranda, Palata, Pietracatella, Scontrone e Spinete. 1.778 i casi attualmente positivi, 1.697 gli asintomatici a domicilio, 1.487 i soggetti in isolamento. Infine lo screening, fondamentale, costante e a tappeto. Al Cardarelli funziona bene, ci si presenta solo su appuntamento e l'orario viene rispettato. 2 gli operatori dedicati al servizio. Dall'altro lato del
Cardarelli e invece c'è il prelievo dei tamponi. Come vedete dalle immagini è stata realizzata una tettoia per riparare le persone che devono sottoporsi a tampone. Io avevo un appuntamento alle 11 e abbiamo fatto subito, ecco. Devo farlo, sono qui da una mezz'oretta, devo farlo. Sì, sì. È il quarto che devo fare, mi hanno richiamato per confermare la negatività. Veloce? Sì, sì, sì. Era un tampone di conferma o un primo tampone? No, un primo tampone. Situazione dunque, lo dicevamo anche prima, abbastanza pesante. Sicuramente le immagini e il racconto di questo servizio di Pierluigi Boragine ce lo hanno provato. Andiamo ai numeri adesso con le nostre schede. I nuovi contagi, come vi dicevo, nelle ultime 24 ore 71 su 750 tamponi che sono stati processati. 6 i nuovi ricoveri, di cui uno in terapia intensiva, una donna di Colletorto che è appunto stata trasferita dall'area medica a quella della rianimazione. 4 i decessi in totale, considerando anche il 92enne di ieri, i 3 di questa mattina. Il totale dei contagi attualmente attivi, diciamo, nella nostra regione ormai va verso i 1.800, 1.778, i tamponi effettuati dall'inizio dell'emergenza 67.422, 56 ricoveri in totale al Cardarelli, 7 in terapia intensiva e 60 in totale i decessi, con un numero molto consistente nella seconda ondata. Nella prima ci si era fermati a poco più di 20. E vediamo adesso, c'è un'altra schermata, la penultima sui centri più colpiti in termini di contagi totali: Campobasso 229, Termoli 115, Boiano 84, Larino 62, Colletorto 61, Riccia 53, Vinchiaturo 39, Guglionesi 27, questi in provincia di Campobasso. Possiamo vedere la provincia di Isernia, è proprio Isernia al momento la città del Molise con il numero maggiore di contagi, 271, Castelpetroso 109, Venafro 48, Montaquila 39, Sant'Agapito 28, Fornelli 26, Carovilli 24 e Agnone 21. Dal primo pomeriggio di oggi attivo il punto di prelievo dei tamponi allestito dall'ASREM davanti all'ospedale veneziale. Sarà possibile svolgere l'esame, bene ribadirlo, solo dietro la richiesta e la prenotazione del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria. Nicola De Santis. Da oggi sarà possibile sottoporsi a tamponi anche a Isernia. È infatti divenuto operativo il container della protezione civile posizionato dai vigili del fuoco nelle scorse ore sul piazzale dell'ospedale veneziale. Si tratta di un modulo abitativo ubicato nel post sisma sino a ieri a Sant'Agapito per l'espletamento delle funzioni religiose in attesa delle verifiche sulla chiesa del paese. Il servizio è stato affidato agli infermieri dell'ASREM che, dopo la normale attività lavorativa, hanno risposto ad un avviso dell'azienda sanitaria per effettuare i tamponi. I dati saranno forniti esclusivamente dal Dipartimento di Prevenzione, mentre l'organizzazione del servizio tecnico e sanitario è affidata all'ASREM, che sta provvedendo proprio in queste ore all'espletamento della parte burocratica e tecnica con la collaborazione del servizio di sicurezza. Le richieste sono già innumerevoli, ma saranno sottoposte a tampone solo le persone contattate dal Dipartimento di Prevenzione. Diversamente non sarà possibile effettuare l'esame. Allora, adesso andiamo ai dati del monitoraggio di Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute. Il Molise resta in zona gialla, certo l'RT è fra i più alti d'Italia, 1,88, ma sempre ci dice tutto nel suo servizio per Luigi Boragine. Il Molise resta zona gialla. Se il Ministero della Salute ha deciso in tal senso, lo ha fatto in base a degli indicatori sul controllo del rischio, commenta il presidente della Regione Donato Toma, che poi aggiunge: questo non significa che dobbiamo abbassare la guardia, anzi la dobbiamo mantenere alta per evitare che la situazione peggiori. Occorre continuare a lavorare come abbiamo fatto fin qui, con screening a tappeto e contenimento dei cluster. Il contesto, dice il governatore, è serio e deve essere particolarmente attenzionato, ma i catastrofismi di quanti generano panico nella popolazione per strumentalizzazioni meramente
correnti politiche, unitamente alle fake news, devono cedere il passo ad un'azione di grande responsabilità da parte di chiunque. Thomas spiega che esacerbare il clima non aiuta a risolvere i problemi, anzi li complica. Facciamo tutti un grande sforzo di umiltà e unità. Intanto l'indice di contagio RT nella settimana compresa tra il 26 ottobre e il 1 novembre è di 1.88, tra i più alti d'Italia. Il dato emerge dal monitoraggio effettuato dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità. Andiamo a Termoli adesso, dove il sindaco Roberti replica al centro-sinistra e va al contrattacco. Solo sterili polemiche di irresponsabili, dice, sull'emergenza sanitaria, appunto, e sulla sua gestione. A Santimoteo non si fa macelleria sociale, ma la magistratura, dice, comunque fa bene ad indagare. Vediamo. Emergenza sanitaria, il centro-sinistra attacca, i cittadini di Termoli sono abbandonati. Il sindaco Francesco Roberti convoca la stampa e replica a brutto muso. Per il primo cittadino si tratta di polemiche sterili, di irresponsabili che fanno terrorismo a livello regionale e locale. È ingiusto e immotivato l'atteggiamento da parte della sinistra termolese e ancora di più della sinistra complessiva regionale. È semplicemente uno sciacallaggio politico raccontare fatti che non esistono, a partire dalla situazione del Santimoteo di Termoli, e altresì dire che questa amministrazione ha lasciato Termoli all'abbandono. Non è assolutamente vero. Noi è da marzo che continuiamo a monitorare la situazione, a fornire i servizi indispensabili e, come dire, a garantire la sicurezza, ma soprattutto a dare supporto a coloro che sono in casa e quindi che sono in isolamento domiciliare affetti da Covid, poiché attualmente ci sono le cosiddette unità speciali, le USCA, che svolgono né più né meno che il servizio sanitario domiciliare a quelle persone che non necessitano di ricovero ospedaliero. Poi rivendica con forza che il Comune il piano Covid ce l'ha da 9 mesi e spiega che al Santimoteo non si fa macelleria sociale, ma aggiunge che la magistratura fa bene ad indagare. Affermare che presso il nosocomio di Termoli si creano condizioni di pericolo per coloro che debbono recarsi per una visita medica e quindi si crea il sospetto di rimanere contagiati, tutto questo non è né vero né è possibile che la politica faccia sterili affermazioni, perché è da irresponsabili, ma soprattutto si creano quelle condizioni psicologiche che un paziente necessariamente deve recarsi in ospedale e questo non lo fa per la paura di rimanere contagiato e mettendo a rischio la propria salute. Adesso a Campobasso col sindaco Gravina, che annuncia che da oggi l'amministrazione comunale ha messo a disposizione dell'ASREM personale per rendere più esteso ed efficiente il sistema di tracciamento. Nei giorni scorsi abbiamo ribadito la volontà della nostra amministrazione di mettere a disposizione dell'azienda sanitaria personale che l'ASREM poteva utilizzare per potenziare il tracciamento, un problema importante emerso in questa seconda fase dell'emergenza nella nostra regione. Come già proposto lo scorso marzo, ricorda quindi Gravina, sono a disposizione dell'ASREM da oggi 3 persone che appartengono al servizio civile perché si possa rendere il tracciamento più efficiente, soprattutto più esteso, per limitare ansie e paure nella cittadinanza. Inoltre, dopo i sopralluoghi della scorsa settimana, la regione e le autorità militari hanno ritenuto utilizzabile la zona del parcheggio dello stadio di Selvapiana per il drive-thru dell'esercito, vicino all'altra proposta che avevamo avanzato per il drive-in appunto in città, cioè la adiacente zona fiera. Ora, conclude Gravina, aspettiamo che l'ASREM affronti la parte logistica. Il presidente del Tribunale di Isernia, Vincenzo Di Giacomo, rispondendo al capogruppo dei 5 Stelle in Regione, Andrea Greco, che chiedeva all'ASREM misure straordinarie per il contenimento del contagio nei palazzi di giustizia del Molise, ha spiegato: a seguito delle segnalazioni di 3 casi di positività al Covid-19 venne immediatamente convocata la conferenza permanente nella quale fu decisa la chiusura del palazzo di giustizia di Isernia per una settimana per eseguire
i tamponi molecolari a tutti i magistrati e al personale amministrativo della Procura, dell'Ufficio del Giudice di Pace, dell'UNEP e agli addetti alla vigilanza. Tamponi poi effettivamente eseguiti, sottolinea Di Giacomo. La chiusura è stata poi prorogata una prima volta per un'altra settimana per attendere l'esito di tutti i tamponi e una seconda volta fino al prossimo 14 novembre per eseguire da parte dell'ASREM un secondo controllo generale con test sierologici rapidi per evitare che eventuali soggetti già risultati negativi, ma che poi al successivo test dovessero risultare positivi, possano nelle more tornare in ufficio e contagiare altre persone. L'effetto della pandemia si sta abbattendo sempre più sul settore del commercio. I titolari delle attività molisane hanno costituito un comitato chiedendo più tutele alla regione e lunedì 16 novembre i locali saranno chiusi per proteste. Il servizio di Andrea Vertolo. Saracinesche chiuse in segno di protesta. Il neocostituito Comitato Commercianti Molisani proclama la chiusura delle proprie attività il pomeriggio di lunedì 16 novembre per manifestare il proprio disagio verso gli ultimi provvedimenti del governo. Coprifuoco e chiusure serali di bar e ristoranti incidono anche sulla propensione all'acquisto da parte della clientela. Se si esce di meno si spende anche la metà. La data scelta per la protesta non è stata scelta al caso. Il 16 novembre è il giorno in cui si concentrano la gran parte dei versamenti fiscali. Il calo dei consumi è tangibile, ma le tasse restano le stesse. Eppure, dicono dal comitato, i commercianti sono stati i primi ad attivarsi per rendere i propri locali a norma nel rispetto dei protocolli anticontagio. Poi la richiesta alla Regione Molise. I titolari di attività chiedono un contributo a fondo perduto per compensare il costo degli affitti e della rata semestrale IMU nel caso di immobili di proprietà. Inoltre i commercianti richiedono a gran voce anche l'abolizione di tutte le tasse regionali e comunali a carico delle aziende e finanziamenti a tassi agevolati con una quota a fondo perduto a carico della regione. L'inoltro delle pratiche direttamente alle banche, sottolineano, renderebbe più snella la procedura e più veloce l'erogazione. Altra misura da dover adoperare è quella degli incentivi sulle nuove assunzioni al fine di sostenere i livelli occupazionali. Insomma, tutti interventi mirati per non soffocare ancor di più un settore che fatica oggi più che mai a tenere testa alla crisi economica generata dalla pandemia. Cinquantenne di Isernia, terminata la quarantena, ha deciso di raggiungere l'amante. La moglie, insospettita dai suoi atteggiamenti, lo ha seguito, scoprendo così il tradimento. E fra le due rivali in amore è nata una colluttazione in strada, finita poi con l'intervento dei carabinieri. Il servizio. Un professionista isernino di mezza età, risultato positivo al Covid, ha osservato scrupolosamente la quarantena domiciliare in famiglia, sino alla ripetizione del tampone che ha sancito, dopo oltre due settimane, la sua guarigione. Terminato l'isolamento forzoso, ha pensato bene di uscire di casa per raggiungere l'amante, domiciliata in un condominio poco distante dall'abitazione dell'uomo. La moglie del professionista, insospettita dall'atteggiamento del cinquantenne, ha deciso di seguirlo. Quando ormai ha avuto contezza del tradimento che si stava consumando alle sue spalle, ha fatto irruzione nell'appartamento, sorprendendo il marito e l'amante in atteggiamenti intimi. Ne è nata una violenta discussione, che dal pianerottolo è proseguita in strada. Le due donne hanno iniziato ad azzuffarsi e le urla hanno richiamato l'attenzione di tutto il vicinato. Qualcuno, evidentemente spaventato, ha deciso di allertare i carabinieri che nel giro di pochi minuti sono giunti sul luogo della segnalazione. Indurre tutti e tre a più miti consigli non è stato compito agevole per i carabinieri, che una volta riportata a fatica la calma hanno identificato i tre protagonisti ed ascoltato le testimonianze dei vicini che hanno assistito alla baruffa. Considerate le circostanze piuttosto imbarazzanti, i carabinieri non hanno sporto denuncia. Nulla toglie però che nelle prossime ore una delle parti, magari ritenendosi lesa, non proceda con una querela di parte. Adesso l'appello dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Campobasso. Inaccettabile, dice il presidente Di Tullio, che un commercialista risultato positivo al Covid-19, sia esso asintomatico o con sintomi lievi, oppure
ricoverato per tutelare la propria salute e della propria famiglia debba essere colpevole di un adempimento tardivo per sé e per i propri clienti. Criticità per l'attività di smart working per i commercialisti è appunto la denuncia che arriva dall'Unione Giovani Dottori Commercialisti del Molise. Lo smart working è disincentivante per questo tipo di professione, vista e considerata la mole di documenti cartacei da tenere a portata di mano per elaborare poi le comunicazioni da inviare. Per questo l'Unione Giovani Dottori Commercialisti chiede la tutela della salute del commercialista mediante il rinvio delle scadenze fiscali, la dichiarazione dei redditi, versamenti di imposte e contributi fino alla fine dell'emergenza Covid e la cancellazione delle sanzioni e degli interessi per dichiarazioni omesse o tardive perché il commercialista si è ammalato di Covid. Adesso l'intervento del circolo di Campobasso del Partito Democratico riguarda sempre appunto l'emergenza coronavirus. Il segretario Gianluca Palazzo ringrazia i consiglieri comunali Salvatore, Trivisonno, Chierchi e Battista per aver nuovamente portato il Consiglio Comunale di Campobasso a discutere di sanità pubblica. Il PD sollecita di allestire immediatamente una struttura Covid, il reclutamento straordinario di personale sanitario, il potenziamento delle USCA e della medicina territoriale, il supporto poi alle residenze protette, tracciamenti sicuri e rapidi, terapie tempestive. Adesso cambiamo argomento, il nostro telegiornale quasi interamente dedicato, come naturale che sia, al Covid, ma cambiamo argomento, ci occupiamo della settimana del povero organizzata dalla Diocesi e dalla Caritas di Termoli. Oggi vi proponiamo la videotestimonianza di Simonetta De Tomo, moglie, mamma di 3 figli e insegnante della scuola primaria. Nel suo racconto ci dice proprio: finché ci sarà scuola ci sarà speranza. Mi chiamo Simonetta De Tomo, abito a Termoli, sono sposata da 27 anni con Carmine e ho 3 figli ormai grandi, Luca, Marco e Francesco. Sono una maestra, un'insegnante di scuola primaria e mi vorrei definire orgogliosamente maestra perché faccio un lavoro che mi dà tante gratificazioni, sicuramente faticoso, ma soprattutto che mi offre la possibilità di sfide continue, quotidiane. Questo è il bello del mio mestiere e sono contenta di farlo proprio per questo. E mi è stato chiesto come tendo la mano al prossimo, quotidianamente. È una domanda complicata che richiede anche una risposta un po' complicata, che ne puoi esaurire in breve tempo. Sicuramente è la domanda che mi pongo la sera quando chiudo gli occhi ed è la domanda che gli occhi non me li fa chiudere affatto. Ho avuto dei maestri nella mia vita che mi hanno insegnato atti di carità. In primo luogo dei sacerdoti santi che mi hanno fatto capire come il prossimo e chi ci sta più vicino. La famiglia sicuramente in primo luogo, le persone che incontriamo sul luogo di lavoro, i fratelli della comunità parrocchiale, ma soprattutto prossimo è le persone che pensiamo di amare di meno. La sfida grande della carità è quello, amare i propri nemici. Su quello ci stiamo lavorando sicuramente, non è semplice per nessuno. Un'altra figura che ha cambiato la mia vita e mi ha dato un senso riguardo alla carità è stata la mia maestra della scuola primaria. Maestra di scuola e maestra di vita, ci ha fatto acquistare il Vangelo e le parole che leggevamo le traducevamo in azione, coadiuvata anche da mia madre che era rappresentante di classe. Spesso andavamo nelle case dei nostri compagni di scuola che si trovavano in situazioni di difficoltà importante e li andavamo ad aiutare in tutti i sensi e non solo materiali.
L'amministrazione comunale di Torrella del Sannio, in persona del sindaco Antonio Lombardi, e quella di Molise sono particolarmente attente, seguono insomma da vicino con interesse la vicenda che vede protagonista padre Clemente, un sacerdote della diocesi di Trivento, venuto dal Congo e giunto al termine dei suoi 3 anni di missione. Le comunità di fedeli di Torrella e di Molise auspicano la proroga dell'incarico affidato a padre Clemente, così da non perdere una guida spirituale valida e che tanto si è spesa per le due comunità. Le amministrazioni comunali, consapevoli e rispettose delle regole del diritto canonico, si augurano tuttavia che si possa addivenire in tempi brevi a una soluzione che contemperi le diverse esigenze e non dissolva il valore dell'esperienza spirituale che fin qui è stata condotta. Adesso le previsioni del tempo. Previsioni del tempo di giovedì 12 novembre. L'anticiclone mostra i primi segnali di indebolimento per l'ingresso di correnti umide. Avvio di giornata stabile e soleggiato, ma con tendenza a progressivo incremento della copertura nuvolosa medio-alta. Temperature in rialzo, specie lungo la fascia adriatica. Venti deboli o moderati, mare quasi calmo. Ecco le temperature sui maggiori centri della regione. Campobasso minima 7, massima 17 gradi. Isernia 8-18, Termoli 9-21, Venafro 10-20. Breve pausa, fra poco lo sport. Il calcio di Serie D, il Campobasso è ancora ai box causa Covid, gli allenamenti dei calciatori proseguono individualmente. Forse domani l'esito dei tamponi, cui diversi rossoblu si sono sottoposti, esami di conferma dopo la positività dei giorni scorsi. Così è a rischio la gara di recupero con l'Alba Longa, fissata per mercoledì 18 novembre. Olimpia Agnonese in lutto per la scomparsa di Pasquale Monaco, il papà di Rino Monaco, patron della formazione granata. Tutta la dirigenza è vicina alla proprietà, i funerali si terranno questo pomeriggio a Capracotta, paese d'origine dell'imprenditore. Intanto la squadra lavora con impegno, è l'unica molisana che si allena in gruppo regolarmente. L'obiettivo di Senigallesi è preparare i suoi per il quasi derby contro la Vastese in programma il 22 all'Aragona. Anche il Vasto Girardi è ai box, fermo da circa 10 giorni. Questa mattina calciatori e staff si sono sottoposti dopo la positività nei giorni scorsi di un componente dello staff medico ai controlli. Nelle prossime ore l'esito degli esami. In caso di negatività riprenderemo subito ad allenarci nel quartier generale di Fornelli. Le parole del DS Giorgio Marinucci Palermo. I gialloblu sono attesi dal match del 29 novembre contro il Monte Giorgio. Prestazione di sostanza per Valentina Bonasia, la playmaker di Sulmona, commenta ai nostri microfoni l'ultimo successo della Magnolia a Campobasso contro Broni. Il servizio di Franco Presutti. Allora Valentina, non ti vedo molto soddisfatta, comunque dai, era una gara difficile, ancora qualche elemento fuori rosa, avete avuto soprattutto grande carattere e brave anche a non mollare quando la gara sembrava in discesa, poi di colpo è diventata in salita. Non era una partita semplice, era una partita di una squadra che aveva gli stessi nostri punti, che aveva giocato le stesse nostre partite, quindi era di fondamentale importanza. Mancano ancora degli elementi, come detto, come mancavano anche a loro, quindi era proprio una partita alla pari. E l'obiettivo di questa gara era vincerla, l'abbiamo vinta, quindi a posto così, a prescindere dall'essere soddisfatti o meno, l'importante era vincerla. Senti, la svolta, direi terzo periodo, quando avete preso il largo, poi sono passate loro in vantaggio, però ecco, soprattutto, ripeto, grande carattere e determinazione nell'ultimo quarto. Ma guarda, secondo me siamo partite fortissimo all'inizio e all'inizio del terzo quarto, poi non so perché in realtà ci hanno messo in difficoltà dove hanno recuperato un po', però la chiave è stata il cambio di atteggiamento, a prescindere da giochi, non giochi, difese e tutto il resto, abbiamo cambiato un po' atteggiamento, un po' facce e abbiamo vinto la partita.
bilancio sicuramente positivo, ora c'è la sosta e poi arriva Bologna. Esattamente, ora abbiamo questa settimana di pausa per lavorare meglio insieme, per recuperare le infortunate e poi Bologna, che sarà una partita molto molto difficile perché loro sono molto in forma, e però niente, aspettiamo. Continuiamo il nostro viaggio nelle società di eccellenza. Oggi tocca al Baranello. Per il player manager Emanuele Di Chiro la sospensione era l'unica scelta possibile. Vincenzo Ciccone. La situazione che sotto gli occhi di tutti è abbastanza delicata. Da parte nostra, relativamente all'ambito sportivo, è chiaro che avremmo voluto continuare, però poi ripeto, dobbiamo fare i conti con la realtà, con la complessità della situazione. Credo che questa sospensione sia arrivata nei tempi giusti, assolutamente. Per quanto mi riguarda, insomma, la partenza non è stata assolutamente delle migliori. Ci aspettavamo sicuramente qualcosina in più. È chiaro però che da quando abbiamo iniziato questa annata, dal 17 agosto, insomma, abbiamo fatto tutto, tra virgolette, tranne che pensare esclusivamente all'aspetto sportivo. È chiaro che ogni giorno c'erano delle difficoltà organizzative e quant'altro, e non ti nascondo che ho perso anche dei ragazzi che in questo momento hanno pensato di rimanere a casa. È chiaro che per una società come la nostra questo significa perdere tanto, perché non abbiamo avuto poi la forza di sostituirli e di affrontare queste situazioni. Però ripeto, mi aspettavo di più dal punto di vista sportivo. È chiaro che però l'attenuante Covid, se così possiamo chiamarla, non è di minore importanza, diciamo. Se gli scenari futuri sono complessi, come hai detto tu, non siamo degli indovini, però è chiaro che quello che riusciremo a fare, con la speranza di riuscire a farlo alla ripresa, poi andrà a determinare un nuovo campionato, diciamo. E abbiamo visto in Serie A, si parlava a giugno, alla ripresa, di playoff, playout, girone, disputare solamente il giro di andata e poi eventualmente disputare i playoff e per la parte bassa eventualmente i playout. Sono tutte supposizioni, diciamo. C'è stata questa sospensione, dobbiamo aspettare e poi vediamo, insomma, il tempo che avremo a disposizione, cosa ci permetterà di fare. È chiaro che ricollegandomi brevemente al discorso di prima, faccio parte di una realtà molto più vicina a quella del Pietra Montecorvino che a quella del Termoli. Noi gli allenamenti li possiamo disputare solamente dalle 7 di sera in poi, perché fortunatamente la maggior parte dei ragazzi ha un lavoro e quindi diciamo che è libero nel tardo pomeriggio sera. Era l'ultimo servizio per questa edizione del TG di Teleregione. Grazie per aver scelto la nostra informazione, che torna alle 19.30.